Ciao a tutti amici del canale, bentornati in questo nuovo video. È mattina, sono le tipo 6 da poco, mi sono svegliata alle 5:40 perché alle 6:45 devo essere al chill per partire. Cioè, devo essere le prime perché alle 6:45 partiamo e devo andare a piedi necessariamente. Quindi con questo fantastico buio tra poco esco. Oggi andiamo ad Arezzo, sono troppo felice finalmente, facevo, non dico il countdown però, non vedevo l'ora che arrivasse. I campionati italiani di salto e faccio, ve l'ho già detto, il trofeo Prefetti Juniores che è 110-110 e la finale 115. Non so se arriverò in finale però... Tipo tra le 3 e le 6 posso fare la familiarizzazione, che è tipo montare un po' nel campo in cui la gara è una cosa molto utile. Sono ancora usciti gli orari di venerdì e sabato, quindi... Boh, basta, sono troppo felice. Possiamo uscire. Ciao! Raga, non sono a fuoco, ma non si mette a fuoco, c'è troppo poca luce. Comunque sto camminando e il mio borsone pesa molto. Ciao nano, oh, si è messo il flash. Mangia. Vai Viola, dici. Allora, come devo dire, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Mettete un commentino, carino però. Carino, giusto. E mandate un buona fortuna a Pepe. Guarda. Bello. Ciao ragazzi. Quanto faccio schifo. No, dai. No, no. Devo mettere un cappellino. Vai a mettere un cappellino. Non ce l'ho. Sì che ce l'hai. In macchina. Ah, peccato. Peccato. Ale, vuoi dire qualcosa? Bello. Ciao brutto. Allora, sono venute delle mie fan. Mie fan. No, mie. E mi hanno portato. Cominciamo. Ok, bravissima. Sei allora, visto. Grazie Sofì. Chiara. Diana e il cavallo. Ah, ok. E capito. Poi Alice. E Alice, Sonia, Dor. Ecco qua. Ti vedo. Bellissimo, quanto è bello. Che carino il cavallo, neanche lo so disegnare così. E poi chi è che dobbiamo ringraziare? Allora, dobbiamo ringraziare Elisabetta. Grazie Elisabetta. Mua. Eila, vuoi dire qualcosa? È bellissimo, loro sono bellissimi. Domani e tra l'altro e anche dopo domani e anche dopo speriamo domani. L'ho beccata mentre facevamo la familiarizzazione, non sapevo fosse lei. Vedo sto cavallo e dico: è figo sto cavallo, potrei dirglielo che è figo. Però faccio, vabbè, poi sembro una pazza, dovrei lavorare, non dico niente. E quindi non le ho detto niente, però è molto bello sto cavallo. Quindi lasciate un like, iscrivetevi, lasciate un commento, attivate la campanella. E la campanella. Seguitela sulla fanpage per me. Allora, guarda tu. Allora, prima l'ho fatto un po' io, poi Violi mi ha scongiurato di fare il box e mi sono dovuta sacrificare. Oh no no, Violi, no, non lanciarla. Ok, basta, saluta. Buongiorno a tutti, sono già in scuderia, qui c'è Domino che sta mangiando il fieno e si è già mangiato l'avena. Tipo le 7:30, 7:40, ho la gara a mezzogiorno e un quarto e non sono ancora usciti gli ordini online, quindi adesso vado a vedere se li hanno appesi. Ho già svuotato una volta la carriola, poi ho fatto il box a Domino e mi è andato appunto da mangiare e sono anche andata in bagno. E comunque oggi faccio la 10. E ieri ho fatto la familiarizzazione nel campo e tutto bene, cioè è stato bravo. E abbiamo fatto anche una passeggiata. E basta, ci vediamo dopo. Ciao! We'll be right back.
stato bravo. Pony, sei stato bravissimo. Tutto... No dai, non pioveva, però era tutto bagnato per terra. Tere, cosa stai facendo? No, spiegaci. E quindi sera il bucato. Fantastico. Dai, cosa volete dire? Allora, vai Sere, dici. Com'è andata la tua gara di oggi? Ma bene, insomma. Cioè, però sei a poco testa. Se vediamo il lato positivo, bene. Se vediamo quello negativo, male. E anche io. La mia è andata molto bene, però sono molto felice. Don è stato molto bravo. Sì, è vero. Cioè, posso confermare. No, non dico cavolate, ero giuro. Ero ansia per lei. Anch'io ero stata in ansia per te e per me. Ah. Ero un po' tanto in ansia. Però non è stato... in ansia per me? No, perché tu no, tu no, hai fatto troppo. Cioè, tu sei stata venuto... l'uno e io è venuto detto troppo per te, perché cioè, veniva tutto troppo. Ci è venuto tutto troppo semplice, quindi non avevamo ansia per te. Però ti abbiamo sostenuto. Grazie. Quale avevo? E basta, se vuoi far vedere cosa mi hanno portato oggi? Sì. Mentre mastichi, come al solito, però. Dai, mostraci. Allora, abbiamo questo bellissimo cartellone. Faccio pure. Zoom e non zoom. E poi questo. Questo che sono delle bambine. Queste sono pazze completamente. Hanno scritto... vai, dillo te, dillo te. Hanno scritto tutti i nomi dei i video. Titoli di tutti i miei video. Tipo 80 video, ragazzi. Cioè, fuori di testa. Meravigliose. E poi Sere, vuoi dire qualcosa di quelli di ieri? E io non li ho visti. Beh, hai visto, allora, hai visto, cosa hai visto? Allora, io so che qualcuno ha portato queste caramelle bravissime. Come si sta cibando. E poi anche il cioccolato, l'abbiamo molto 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 apprezzato. Sì, è vero. Molto. E adesso Sere farà una storia sul mio Instagram. Andate a vedere. L'avranno già vista, ragazzi, perché sarà già scaduta. Vabbè. Saluta. Allora ragazzi, volevo ringraziare tutti i fans di Peony che sono venuti a trovarla in questi giorni perché ha fatto un sacco piacere a lei e volevo dirvi che quelli che portano le caramelle sono i nostri preferiti. E anche il cioccolato. No, e anche il cioccolato, sono i migliori. Sì. Buongiorno, oggi ho questa felpa verde, quindi sarò in giro tutto il giorno molto molto verde. Ci beba che mi guarda mentre faccio questo vlog. Vuoi apparire? No. Non vuole apparire, mi spiace, sta bene senza apparire. Comunque è mattina, che ore sono, beba? 8:35. E siamo qui da tipo le 8, forse prima. Abbiamo dato da mangiare, sono andata in bagno, ho fatto il box, ho svuotato la carriola. E credo basta. Adesso quando Beba finisce di fare il box spaziamo, perché è un porcile, però va bene. Oggi facciamo la 10. Sarà sicuramente più grande e più difficile di ieri, perché se non c'è una difficoltà in più non sono fuoco. Ok. Se non è più difficile, dov'è il divertimento? E basta. Beba mi sta fissando, non sta neanche facendo il box per fissarmi. 10! Camilla è fantastica! Le ho portato le caramelle. Ci ha portato il cibo, come avrete visto sulla nostra storia. Non so se l'ho detto nel vlog. Comunque c'era Sele che chiedeva cibo. Vieni Giuli, vieni. E basta, tra un po' c'è Ale, poi c'è tutto il resto del mondo e poi ci sono io. Ma ti inquadra qui. Saluta. Ciao. Allora, tutti questi pazzi sono 300. Qua c'è Domino che vuole salutare. Però sono tantissimi, hanno portato un sacco di belle cose che dopo vi faccio vedere. E un'altra è arrivata. Felice Giulia sconvolta. Sono tantissimi e Domino è molto felice. Basta, vai, dite qualcosa. Ciao. Ciao. Thank you.
In realtà ho la mela, però non lo... Ecco, puoi tirare testa. Aspetta che la mangio un po' io e poi te la do, giuro. Ma quanto sei bellissima. Ehi. Non devo far cominciare. Sto diventando una youtuber. Con questo accentino fantastico. Però che occhi che c'ho col sole. No, sono meravigliosi. Poi, no, è scomparsa, c'era Ale. Non si sa. Ale. Sembra che chiami il cavallo. No. Cici, vieni Cici. Ale. Stiamo aspettando. Vai i bacini. Non arriva, è un cavallo un po' stupidino. Non ci vuole, basta. Non c'è. Vabbè, cosa dobbiamo dire in questo modo? Eccola! Aspetta, mettiamo a fuoco. Cosa vuoi dire? Oggi sono andata bene. Io cioè... male. Basta. Tre volte. No, io sono andata bene, sono felice. Sono in finale. Non me l'aspettavo, Domino è stato bravo. Bravissimo. Domino. Oggi perni un po' meno. Ieri meglio. Però Domino è stato bravo. Niente. E basta. Adesso andiamo in studeria a dare da mangiare questa super festa. Forse non si è capito molto cosa faremo. E domani di nuovo sveglia all'alba e gara. Io faccio da mental coach per voi due. Bravo. E groom anche, già che ci siamo. Seca. Ma abbiamo fatto le treccine ad Ann. Ecco, adesso facciamo le treccine ad Ann. No, no, dai, che mi porta una sfortuna. Non posso. Lasciamo questa fortuna di e basta, possiamo salutare. Ciao. Ciao. Ci mancate. Ha una telecamera, ci mancate, è proprio... Io mi porto avanti. Cioè, i follower. Sì, già. Likes. No, perdi oggi. Ho avuto un sacco di likes. Likes. E basta, se n'è andata. Fare, ciao. Cioè. Sere, dici cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato il mangime. Che donna, che la stai togliendo a tutti. Sei fantastica. Già. Abbiamo dato il mangime. Abbiamo dato il fieno. Niente. Abbiamo rifatto l'avena. Sere va in giro che sembra una pazza mentale. Sposta le sedie. Fuori di testa. No, Olmo non c'era la mangiatoia. Credo, penso gliel'abbiano versato. Sì. No, non si vede, Sere. Ciao, Dominino. Assolutamente. Ci ha patato. Hai ansia qua. Hai capito? Sì, ho capito. Vuoi dire ancora qualcosa? Salutiamo. No, basta. Ci riaggiorniamo dopo. Amici, allora questo lo dovrei mettere esatto nel tuo vlog. Allora sono quest'ora qui, 21:52. Wow, e siamo qui con Domino. Ehi, stai calmo. Che schifo. Domino, la bestia, saluta il vlog. Come dice lei? La bestia. Che carino. No, lei è troppo per Domino. Ciao, Domino. Buongiorno a tutti. Sono le 9. Siamo qui dalle 7 circa. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo andato da mangiare. Giulia ha già fatto la gara, è andata bene. Deve farla Ale. Poi ci sono io, poi tutti. Poi facciamo tutti, tranne Sere, che la fa tardi. E oggi è la 15. Speriamo di non fare grandi cavolate, finire bene. E basta. Ciao! La mia voce è boh. Abbiamo già fatto 3000 km, siamo state molto produttive e molto sportive. Troppo. Ma io sono stra sul pezzo. Stra sul pezzo. Stra sul pezzo. Non sa da dove è uscito, ma è stra sul pezzo. Sono stra sul pezzo. E quindi siamo cariche. Faccio da mental coach. Che donna. Hai visto? Groom e mental coach. E mi picchio se uscite dal campo facendo cazzate. Ti prendo a botte. Sono pronta. A dopo.
between the words to say, hey, to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it. Ma quanto sei stato bravo, patato! Ma sei stato bravissimo! Ma sei un fenomeno! Vuoi dire qualcosa? Niente, che Domino è bellissimo! Cioè, sei stata fantastica e... Grazie! Domino è stato super super bravo! È stato bravissimo! Adesso andiamo a fare la doccia perché è bello sudato! Sei stata bravissima! Io, anch'io sudata, dai, brava abbastanza oggi! Però tu sei stato un fenomeno! Un fenomeno! Alla quarta posizione di Irma Dauria.